Signor Presidente, signori consiglieri, chi ci ascolta, perché vorrei ricordare che oltre a voi presenti abbiamo, come avevamo promesso in campagna elettorale, la diretta streaming, la diretta web della seduta del Consiglio Comunale. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione. Grazie. Scelta importante perché, come è stato ricordato prima dal consigliere Moxedano, era dal 93 che il presidente andava alla maggioranza e mai come questa volta avevamo una maggioranza molto forte per nominare un presidente che appartenesse alla maggioranza. Credo che si apra invece una stagione nuova, si apre una stagione nuova nella quale non solo la Giunta e il Sindaco lavoreranno di più e meglio rispetto a quanto è stato fatto in questi 5 anni, ma noi ci aspettiamo, io personalmente mi aspetto moltissimo dal Consiglio Comunale, sia in termini di controllo dell'attività personale del Sindaco e della Giunta, ma anche in termini di capacità di proposizione di iniziativa politica, di ragionamenti, di riflessioni, momenti di dialettica anche aspra, ma sempre nell'interesse di questa città che amiamo tutti. E sono convinto, lo sono stato convinto in campagna elettorale, che nonostante ci siano diversità di vario tipo tra il sindaco e il presidente del Consiglio Comunale, dovesse arrivare al punto anche in campagna elettorale di ritenere che il rettore Pasquino e il presidente Pasquino potesse rappresentare quell'esigenza di equilibrio non solo delle forze politiche presenti nel Consiglio Comunale, ma di questa stagione politica nuova che si è aperta in città. La politica non è rappresentata solo qua dentro e non è un caso che abbiamo fortemente voluto, e questa è un'altra novità, che non è una novità di oggi, ma che ci accompagnerà per gli altri 5 anni, che tutte le sedute comunali del Consiglio Comunale saranno in diretta web, in diretta streaming. Perché la politica non è solo quella dei partiti, per quanto nobile, importante, fondamentale e costituzionalmente prevista, ma a Napoli si è aperta una grande stagione di partecipazione democratica, di cittadinanza attiva, che abbiamo addirittura voluto realizzare e consacrare in un assessorato, che è l'assessorato ai beni comuni, all'informatizzazione e alla democrazia partecipativa, perché sin da subito ci siamo messi al lavoro per creare le condizioni per costruire e formare nuovi metodi di partecipazione democratica attraverso consultazioni, attraverso incontri con le comunità, con i comitati civici, con la cittadinanza attiva, con tutte quelle forze democratiche che da mesi e mesi fanno politica attiva in questa città. Un'altra novità, abituiamoci tutti, dalle sedute del Consiglio Comunale alle sedute di Giunta c'è bisogno della brocca di acqua pubblica e bicchieri di vetro, perché si apre la stagione dell'acqua pubblica e dei beni comuni. Tanto è vero che uno dei primi provvedimenti che abbiamo adottato è quello di far partire da luglio le fontane pubbliche in questa città. Beni comuni non è solo acqua pubblica, beni comuni significa anche aria, significa mare e significa tante altre cose che abbiamo messo nel nostro programma. Credo che sarà molto utile il lavoro dell'opposizione in questo momento.
questa consiliatura, un'opposizione che può sembrare numericamente non consistente, ma io mi auguro che sia qualitativamente forte, costruttiva, perché sono da sempre convinto che il ruolo dell'opposizione, essendo io stato nella vita non solo politica ma anche quando sono stato nelle istituzioni molto spesso minoranza, anzi quasi sempre minoranza, ho sempre pensato che il vostro ruolo sia molto importante e quindi le porte del sindaco e anche non solo il Consiglio Comunale ma anche a Palazzo San Giacomo sono sempre aperte quando l'opposizione vorrà discutere col sindaco, dialogare, parlare, perché sono appunto convinto che attraverso il dialogo si possa trovare una sintesi e sono anche convinto che noi non abbiamo ovviamente la verità in tasca in tutti gli argomenti, ma il risultato migliore spesso si raggiunge attraverso una dialettica articolata e quindi, come ho salutato il Presidente Pasquini, due vicepresidenti, ovviamente i consiglieri di maggioranza, saluto anche i consiglieri dell'opposizione, i consiglieri anche che si trovano nel gruppo misto. Per quanto riguarda l'attuazione delle comunicazioni circa il programma, diciamo subito che molte di queste si trovano ovviamente nel programma che sin dall'inizio della campagna elettorale abbiamo voluto realizzare. Cominciamo a dire alcune cose che reputo importanti di cornice di questa città. Non a caso ho voluto tenere una delega che può sembrare solo politica, qua astratta secondo alcuni, secondo me invece molto concreta, la prosperità, la pace. Noi abbiamo già avanzato alcuni colloqui, alcuni incontri molto importanti, perché siamo convinti che Napoli debba essere ancora di più rispetto al passato città della pace, città proiettata in Europa, ma città saldamente ancorata nel Mediterraneo. Giungono dal Nord Africa venti di libertà e venti di democrazia che Napoli saprà cogliere. Napoli da sempre è una città multietnica, Napoli applicherà nella sua assoluta profondità l'articolo 3 della Costituzione, perché non bisogna avere distinzioni non solo per quanto riguarda l'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge, che per fortuna qualche giorno fa e per merito degli italiani l'abbiamo ricordato anche al Presidente del Consiglio, ma Napoli saprà dimostrare, come anche è fatto nel passato, che non ci sarà distinzione di nessun tipo e anche di razza e di sesso, e anche per questo ci sarà la giornata a Napoli contro l'omofobia e Napoli sarà città aperta. Ricordo anche che Napoli, lo voglio ricordare in questo discorso di apertura, è città antifascista. Napoli è città antifascista, è la città della solidarietà. Ereditiamo dall'amministrazione uscente, lo devo dire con molta pacatezza e senza alcun tono di polemiche, anzi il dialogo, diciamo, di presa di consegne tra chi vi parla e l'ex sindaco Iervolino è stato un colloquio anche molto cordiale, di grande sintonia anche sul piano umano, però questo non mi fa dire che quello che abbiamo ereditato è una situazione più pesante di quella che avevamo discusso in campagna elettorale, anche nei dibattiti con i miei avversari politici. Nell'affrontare il bilancio, che ci sta impegnando già le notti, oltre che le serate, abbiamo trovato una situazione veramente molto molto difficile, a tratti drammatica. Ma questo non ci consentirà di uscire fuori dalla crisi e che non ci sarà alcun dissesto, perché noi riusciremo a creare le condizioni da subito per risanare la finanza pubblica, ripartire e creare le condizioni perché finalmente a Napoli si potrà nuovamente cominciare a applicare anche in modo corretto la spesa pubblica, il denaro pubblico e i fondi appartenenti ai contribuenti. Quindi la prima scadenza che noi affronteremo e che ci vede impegnati non solo il sindaco e l'assessore al bilancio, ma tutta la giunta, è appunto il bilancio. Bilancio che dovrà essere approvato entro il 30 giugno,
che quindi impegnerà non solo il sindaco della Giunta, impegnerà nelle prossime ore l'intero Consiglio Comunale. Un bilancio che, nonostante, ripeto, la situazione difficile, dura, che ci è stata consegnata dall'amministrazione uscente, presenterà immediatamente delle novità sostanziali. Rigore, trasparenza, correttezza nelle poste in bilancio, presenterà delle immediate distribuzioni di risorse verso i settori che maggiormente abbiamo valorizzato in campagna elettorale, e ci saranno segnali subito, chiari, inequivocabili sui tagli agli sprechi o alle spese inutili, a cominciare dai tagli alla politica. Quindi da questo punto di vista ci saranno novità molto significative e molto rilevanti. Nel futuro, ovviamente, superata questa fase di emergenza, avremo la possibilità di ottenere risorse maggiori attraverso non solo i fondi previsti già stanziati in Regione che ci devono essere consegnati, pensiamo ai fondi europei sui quali stiamo lavorando da subito, ma anche un nuovo modo, come abbiamo detto in campagna elettorale, di formare il bilancio attraverso il bilancio partecipativo, coinvolgendo la città e favorendo anche da questo punto di vista il ruolo delle municipalità. Municipalità che non devono avere solo il decentramento amministrativo e burocratico, ma si deve puntare anche a un'autonomia di spese con il tempo per quanto riguarda il bilancio. Le notizie in prospettiva sono molto buone, tanto che io sono molto ottimista di quello che accadrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché già in campagna elettorale e in questi giorni ho avuto assoluta conferma, tutte le forze sane, democratiche e produttive di questa città si sono messe già al servizio della città. Si vuole creare da subito, e stiamo già lavorando per questo, patto per lo sviluppo della città, ripeto, con tutte le forze che hanno a cuore lo sviluppo economico e il benessere di Napoli, di napoletani e dei turisti. Quindi ci saranno le condizioni nell'ambito di cornici di legalità, di correttezza, di trasparenza, di credibilità e di strategia della città per ottenere importanti, rilevanti, nuovi investimenti privati in zone strategiche della città, in modo da creare immediatamente le condizioni per tantissimi nuovi posti di lavoro. Uno dei motivi per cui ci siamo impegnati in campagna elettorale è stato quello di creare le condizioni finalmente affinché il lavoro sia un diritto e non un privilegio, per evitare che i nostri giovani se ne andassero da Napoli dopo essersi diplomati o laureati. Per fare questo noi dobbiamo creare le condizioni, coinvolgendo tutti, per il rilancio della città. Ci sono tutte le condizioni perché Napoli torni finalmente, su questo stiamo lavorando, città della ricerca come è stato nel passato, creando un patto tra amministrazioni pubbliche, università e realtà produttive affinché, come è stato negli anni 70 del secolo scorso, Napoli torna a essere polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione tecnologica, la green economy, le fonti rinnovabili e le energie ecocompatibili. E penso alla grande stagione che si aprirà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per cambiare immediatamente passo, come già lo stiamo facendo in questi giorni, su due aree strategiche della città, Bagnoli e Napoli Est. Bagnoli, dove dobbiamo completamente rivedere, rimodulare e rimettere in moto quello che è stato fatto in questi mesi. Lo stesso vale per Napoli Est. Ovviamente non entro nei dettagli di ogni aspetto, altrimenti il discorso del sindaco sarà molto lungo, ma da questo punto di vista stiamo già al lavoro per creare le condizioni perché a Bagnoli si possa immediatamente ripartire, non come è stato fatto nel passato per costruire abitazioni private, ma per rilanciare l'innovazione tecnologica, la ricerca, il terziario, la piccola e media impresa, il turismo, per restituire il mare e la spiaggia ai bagnolesi, ai napoletani e a tutti i turisti che vogliono venire a Napoli. Napoli Est, abbiamo innanzitutto l'esigenza di procedere alla delocalizzazione di imprese inquinanti, a consolidare fortemente le bonifiche sulle quali già ci sono fondi stanziati e lavori avviati, e anche lì la grande scommessa è quella ovviamente di far politicamente
arretrare il Presidente della Regione, pur nel rispetto del suo ruolo, dalla sua convinzione di realizzare a Napoli Est inceneritore. Questa giunta impegnata lo farà con tutti gli strumenti democratici a sua disposizione affinché il termine all'inceneritore a Napoli Est, in qualsiasi parte della città, almeno fino a quando io sarò sindaco, non verrà mai realizzato.